ok, andiamo avanti. Qua sarebbe il solito quiz da fare, ma adesso evitiamo perché abbiamo altre cose più importanti da fare. Ah, bene, questo livello ci farà perdere, oltre che la sanità mentale, anche numerose vite. Ah, Gesù bambino. Questo è veramente uno dei livelli più bastardi del gioco. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro da fare qua. Ok. Andiamo avanti. Direi di superare nella maniera più indenne e veloce possibile, quindi senza stare a impazzire con tutti i bonus, perché sennò c'è veramente da diventare idioti. Vediamo un po', andiamo di qua. Anche la musica è quantomeno inquietante, quindi me la raccomando. Se mi cominci a laggare, se io mi incazzo però, non mi devi laggare. Ok, ecco qua, c'è da impazzire per capire dove cazzo bisogna andare. Dove andare su? Sì. Di qua. Ah sì, poi se rimbarghi anche quelli rincoglioniti così, allora siamo a posto. Allora, per forza di qua, per forza di qua. E mo? Ecco, benissimo. Poco poco incasinato, no, questo livello, come si suol dire. Poco poco. Ah. Cazzo devo andare? No! No! Sparami qua. Ah ok, forse di qua. Ah, qua c'è un bonus, ok. Perfetto, importante che almeno l'abbiamo scoperto. Andiamo a caso. Benissimo, già siamo incantati, benissimo. No, ma bello, eh. Ma che cazzo è sta roba? Facile, eh. Ok. No! Facile questo bonus, ti cazzi. Sempre meglio, eh. Andiamo sempre meglio. Ok, ora. Dove ci spariamo? Spariamoci di là. Ok, proviamo a seguire magari le banane. Potrebbe essere una buona idea. Yes. Seguiamo le banane. Poi devo stare attento a non fare molti improbabili. E comincio a laggarmi il gioco, va bene. Come ha fatto a non morire? Giustamente bisognava replicare per vedere come mai non era morto, no? Va bene. Ah, bene, magari anche se giro. Ah, mi volevi fottere, bastardo. Se io qua ce n'ho solo uno, tipo, quindi concedimi un po' di... che culo. Qua? Ok. Non ho... non posso perdere qua la vita, perché sennò sono fottuto. Ok. Mi piacciono questi livelli perché... sai perché mi piacciono questi livelli? Perché sono facili. Sono molto facili. Allora mi piacciono un casino. Bene, sono qua. Sono già fottuto. No, di qua posso andare. Non ho più l'idea di dove debba andare. Forse di qua? Sì. No, assolutamente no. Gesù. Andiamo qua. Molto molto semplice. Dove cazzo devo andare? Beh,
bello questo livello. Molto semplice. Aspetta, adesso devo fare tutto il giro di là. Vediamo un po'. È bello incasinato, ci metterò una parte di gameplay solo per fare sto livello praticamente. Cazzo, vai. Qua. Qua. Qui. Qua così. Ok. Bravo. Bravo. 3 ore siamo su questo livello adesso, l'avevo detto io. Complimons. Vabbè. Facciamo le madonne qua, benissimo. E non mi laggare perché mi incazzo, va bene? Tu devi venire qua perché non ti posso ammazzare se. Vediamo di non farci colpire qua per questi bauli qua. Sì, questi bauli, questi barili sono delle grandissime merda. Ok. Eh no, forse devo andare dall'altra parte. Boh. Vediamo un po'. Forse riusciamo a risolvere qualcosa. Proviamo andare dalla parte là dove volevo andare prima. Che c'ero arrivato ma poi sono morto. Qua, qua, poi qua sotto. Ok, forse di qua è per andare a prendere la moneta di Kay o no? Non lo so. Bravo. Complimenti. Va bene, non siamo impazziti. Qua avessi preso questo baule. Solo con i bauli, cazzo, siete di Vombroso, questi barili, se avessi preso questo barile probabilmente sarei andato a prendere la moneta di Kay. Cioè io praticamente ho fatto questo livello, ci ho perso 13 ore, mo devo fare il boss e finita la parte praticamente. No ma, sei un capo sei. Questo qual è? Ah, quello che saltava, questo qua. Ah, ok. Non bisogna stare fermi quando atterra perché sennò si rimane imbambolati. Ok. Buono, buono, buono. Sono visto gli occhi strampalati che fa quando viene colpito. Dovrebbe anche cominciare a saltellare in avanti, se non sbaglio. Assomiglia a quello del... A quello del... che costruisce il mondo segreto, questo tizio qua. Ah, comincia ad andare più veloce, poi dopo saltella anche in avanti, se non sbaglio. Ok, ancora una volta. Sì, non è niente di troppo complicato io. Ancora? Eh sì. No. Non è che mi hanno ammazzata perché mi aveva chiuso. Ancora una volta, sti cazzi. Sono un idiota, perché non sei stato fermo, cazzo? Non è che l'ultimo. Che si è fatta una scorreggia? Ok, io praticamente ho fatto un livello e un boss per una parte. Ma bravo. Ora non so da quanto sto registrando, però... Ah, questo qua dovrebbe essere bello, sto mondo qua. Quello delle api. Ma magari faccio ancora un livello, dai. Sì, questo qua, che bello questo. Molto bello questo. Però, siccome ho visto un gancio qua, un gancio in mezzo al cielo. Ah, qua cosa si può andare a fare? Si può andare a prendere qualcosa? E dai. Probabilmente sì. Un bonus, è certo. Sì, dai, facciamo ancora questo livello. E poi blocco, faccio un'altra parte. Voglio registrare un po' di parti in fila oggi se riesco. Perché
Poi non so se ho ancora tempo a baffanculo. Non so quanto tempo ho per registrarmi più avanti, quindi preferisco sbrigarmela adesso questa pratica. Ok. Yes. Quante ne ho? 32. Non le ho prese tutte di sicuro. Però sono già abbastanza. Pensavo di averne di meno, sinceramente. Ok. Anche questi livelli qua, questi qua col miele, sono abbastanza impestati, perché ok, c'è la possibilità di appiccicarsi alle pareti, eccetera, eccetera, però sono abbastanza impestati perché spesso a queste pareti ci si rimane attaccati e quindi diventano controproducenti questi livelli. Che cazzo vuoi tu? Cammina. Questa musica, mica, mette un po' di agitazione. Ok. Visto. No, ma che cazzo è servito allora tutta sta fatica per niente? Perché poi è bella una cosa che ti esce dalla visuale dello schermo è persa. Cioè, o io ho lanciato quella cassa, quel forziere. E io poi se comincio a chiamare le cose con i loro nomi magari faccio un affare. Ma ho lanciato quel forziere, è sparito dalla visuale, boh, perso per sempre. Il ragnozzo, e questo è molto utile soprattutto perché non si appiccica, come potete vedere non rimane attaccato al miele perché c'ha le scarpe da ginnastica, mica per altro. Ok, qua saliamo. No, non farti colpire. Ok, puoi andare di qua, non mi ricordo se c'è qualcosa. Sì, c'è la O. La O, la E, I, O, U. Cazzo. Sì, ovviamente ci sono anche gli altri ganci perché avrei avuto l'opportunità ovviamente di fare il gioco, di fare il livello senza il ragno. Questo è ovvio. Spariamo un po' a casaccio, così cerchiamo di ammazzare i nemici prima di arrivare sul pezzo in questione. Però fermati anche ogni tanto, cazzo. Ok. Qua? No, dovremmo andare di qua, mi sa. Per giudicare da quanto vedo ci sarà qualcosa. Ovvero la moneta di capo, scommettiamo? Eh sì. Prendiamo subito la moneta di Kay, cazzo. Ottimo. Lagga un pochino, comunque. Sarà che sto facendo magari livelli troppo fretta e furia, ma sta a me lagga un pochino. Non so se poi nella qualità finale del video laggerà anche quello, ma al momento mi sta laggando. Ah, un altro bonus. Ok, andiamo su. Questo, minchia, sono dei bonus che ti fanno impazzire e dei bonus che, minchia, sono delle minchiate spaventose, tipo questo. Però questo, se non avessimo avuto il ragno non ci saremmo potuti arrivare, quindi di contro c'è quello. La difficoltà stava nel tenersi il ragno fino a mo. Bravo. Bravo. Certo che se però non lo vedo. Porca puttana. Vabbè, tutto quello che dovevo prendere l'ho già ottenuto. Bravo, complimenti. Ovvio che però se non si fanno vedere questi cazzo di nemici, ovvio che non li posso evitare. Ecco, minchia, qua perdevo il ragno, vaffanculo. Minchia, potevo tenerlo ancora un pochino, no? Va bene. Nel frattempo che questa tizia si fa una bella schitarrata da Jimi Hendrix, io, questa parte la concludo qui perché è durata anche troppo per i miei gusti. E ci vediamo alla prossima, andiamo a trovare quel vecchietto lì in basso. Ciao, ciao.